Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine. La storia che voglio raccontarvi oggi è tra le storie più angoscianti, agghiaccianti e brutali in cui io, consumatrice famelica di storie di crimini, mi sia imbattuta. Una storia che inizia da un matrimonio all'apparenza perfetto. Ne ho già parlato, come nel caso di Loji e Roberta Ragusa, esistenze patinate, luccicanti fuori, completamente marce dentro. Una storia che affonda le radici nel maschilismo più becero e che sfocia nel più raccapricciante dei crimini. Questa è la storia di Giulia Ballestri, del suo matrimonio orribile e della sua fine atroce. Siamo a Ravenna, in territorio romagnolo. Sono le 18 di sabato 17 settembre 2016 e un uomo palesemente agitato entra al comando di polizia per denunciare la scomparsa della sorella, con cui non riesce a mettersi in contatto dal giorno precedente. L'ultima volta che si erano sentiti era stato 2 giorni prima, il 15 settembre. Quell'uomo è Guido Ballestri e la sorella è Giulia Ballestri, 39 anni, una donna molto nota a Ravenna perché è sposata al famoso dermatologo Matteo Cagnoni, 53 anni, personalità di spicco in città. Il padre, prima di lui, era stato un noto medico e docente universitario dell'Università di Firenze e membro del circolo Ravennate dei Forestieri, prestigiosissimo club di cui faceva parte lo stesso Matteo Cagnoni. Guido riferisce ai poliziotti che il cellulare della donna risultava spento da ore e a casa in via Giordano Bruno a Ravenna, dove vivono i coniugi Cagnoni, non rispondeva nessuno, né tantomeno alla villa al mare a Marina Romea. E non è il solo a cercarla, anche i migliori amici di Giulia proveranno a contattare la donna al cellulare, ma senza esito. I poliziotti, come sempre in questi casi, chiedono delle informazioni che possano suggerire delle ipotesi, come ad esempio l'allontanamento volontario. Guido allora spalanca le porte su una situazione familiare compromessa fra la sorella e l'ormai ex cognato Cagnoni e di una nuova relazione che la donna aveva intrapreso da circa un anno con un imprenditore ravennate, Stefano Bezzi, che sentito dalla polizia riferirà che la donna avrebbe dovuto vedersi con lui quella mattina, ma dalle 9 in poi di lei nessuna notizia. Guido parlerà di una separazione difficile. Ma lo vedremo, difficile, non rende neanche lontanamente l'idea dell'inferno in cui Giulia stava vivendo. Che la sparizione di Giulia sia da ricercare fra le macerie di quel matrimonio? Per capire cosa ha portato alla scomparsa di Giulia Ballestri, bisogna indagare sulla sua vita. Chi era Giulia Ballestri? Giulia nasce a Ravenna nel 1980 da una famiglia molto facoltosa, proprietaria di un'azienda, la SI SRL, specializzata nell'installazione di tubi sotto i fondali marini per la conduzione di greggio e gas. Giulia cresce in un ambiente molto confortevole e amorevole, due genitori che la adoravano e un bellissimo rapporto con il fratello Guido, con cui condivide delle quote societarie. Entrambi i fratelli iniziano a fare la gavetta nell'azienda di famiglia, Giulia. Adora il suo lavoro. È una donna solare, gentile, con un sorriso sempre aperto. È anche molto bella, con due splendidi occhi azzurri e uno sguardo dolcissimo. Giulia ha 26 anni quando incontra Matteo Cagnoni, dermatologo ravennate più vecchio di lei di 12 anni. Vista l'alta reputazione di cui la famiglia Cagnoni gode, anche la famiglia Ballestri vede di buon occhio la relazione con Cagnoni e la incoraggia caldamente. Matteo Cagnoni è il figlio del professor Mario Cagnoni, erede di una famiglia di armatori. Matteo è un uomo affidabile, per bene. A Ravenna, prima di incontrare Giulia, era ritenuto lo scapolo d'oro della Ravenna dell'alta borghesia che frequentava il circolo forestieri a Palazzo Rasponi, un bellissimo palazzo del 400. E in effetti Giulia rimane affascinata dalla sua personalità avvolgente. Un uomo che appariva serio, molto sicuro di sé, integerrimo, molto pacato. È intenzionato a fare le cose per bene con Giulia, che, diciamolo, in quanto estrazione sociale, non era da meno. Nel bel mezzo di quel fidanzamento, lei rimane incinta. Il matrimonio sembra, a quel punto, il naturale passo successivo, ma Giulia ha un aborto spontaneo. Quell'evento traumatico per Giulia metterà in discussione le sue granitiche certezze circa il rapporto con Matteo, che però le farà vincere ogni resistenza e alla fine, nel 2002, i due si sposeranno in pompa magna. Il loro matrimonio sarà l'evento mondano dell'anno a Ravenna. I due formavano una coppia detta di tutti stupenda, belli, giovani, ricchi e innamorati, con una vita comoda e un futuro roseo davanti, appartamenti in centro, villa al mare.
Solo che Matteo, come prima cosa, chiede a Giulia di rimanere a casa e di rinunciare al suo lavoro in azienda, di cui rimarrà socia. E Giulia accetta, nonostante lavorare le piacesse molto. Ma la moglie di un rispettabile dermatologo non poteva trascurare la famiglia, che nel frattempo, in 13 anni di matrimonio, si era allargata. I due, infatti, avevano avuto 3 figli, che nel 2016 avevano 11, 9 e 6 anni. Anche la professione di Cagnoni, nel frattempo, aveva avuto notevoli passi avanti. Aveva più di uno studio e inoltre, proprio per la reputazione che era riuscita a crearsi, era spesso ospite di programmi TV sulla medicina, come Medicina 33. In questo video si vede anche la moglie Giulia che per esigenze televisive si finge paziente del marito. Verrà anche ospitato nel celebre programma Sottovoce dove presenterà un suo libro, Se la pelle parlasse. Era inoltre un noto sostenitore dell'associazione Linea Rosa che si occupava di abusi e violenza domestica, con cui aveva anche organizzato degli eventi a scopo benefico. Nel 2015 però tutto sembra crollare. Giulia, che aveva accettato quel ruolo da moglie trofeo per ben 13 anni, inizia a non poterne più di quella vita dentro la gabbia dorata nella quale l'aveva rinchiusa il marito. Un uomo che ogni volta che poteva ostentava la moglie e la sua bella famiglia alla società borghese a cui apparteneva e che gli serviva anche per tirare una linea di demarcazione fra lui e chi nella scala sociale stava più in basso di lui. Esempio di inarrivabile successo che ispirava invidie e sospiri di ammirazione. Almeno questo era quello a cui mirava il noto medico. E così la più bella coppia di Ravenna inizia a fingere di essere innamorata, di essere ancora la coppia più bella. Fuori dalla ribalta però le cose sono molto diverse. Matteo non è l'uomo che credeva o che voleva che fosse. Con lui non si sente più a suo agio. Inizia a starle stretto tutto, il suo ruolo di moglie perfetta ma completamente assoggettata al marito in primis. E anche il fatto di non poter lavorare per inseguire le assurde ambizioni borghesi di Cagnoni. Sì, si potrà dire che la donna aveva accettato questo status. Ma si sa, le persone cambiano, cambiano idea, cambiano gusti, cambiano modi. E Giulia era cambiata. L'unica cosa che davvero le dà soddisfazione e la rende felice è crescere i suoi 3 figli, che la amano in maniera viscerale. Alla natura oppressiva di Cagnoni, Giulia aveva opposto l'amore per i figli come motore che le consentisse, seppur in apnea, di continuare a rimanere insieme a lui. Cagnoni, che si era accorto che la moglie era ormai insofferente alla vita coniugale, aveva iniziato a esercitare delle forme di controllo sulla donna, sempre più inquietanti, arrivando a diagnosticare a Giulia una presunta depressione. E nel tentativo di volerla curare, le somministrava farmaci antidepressivi come il Depakin, noto soprattutto per tenere a bada il bipolarismo, e anche dei farmaci ipnotici come lo Stilnox. E quando capiva che Giulia era restia ai farmaci, si assicurava che li ingerisse. Chiaramente voleva renderla materia docile da dominare, e quale modo migliore se non alterando i sensi con i farmaci? Ma quel 2015 è per Giulia anche l'anno della rinascita. Inizia infatti una storia con un suo ex compagno di scuola, imprenditore e padre di un bambino, Stefano Bezzi, un uomo molto diverso da Cagnoni. Giulia con Stefano riscopre il piacere di amare ed essere ricambiato in maniera gratuita, come ormai Giulia non credeva più possibile. Di questo cambiamento il Cagnoni si accorge subito, tanto che, avendo avuto il sentore che la moglie potesse avere una storia extraconiugale, ingaggia un investigatore privato che, per non fare neanche lo sforzo di pedinarla, le piazza un dispositivo GPS sotto l'asse della sua auto. In questo modo l'uomo viene a conoscenza di ogni spostamento della moglie. E non solo, riesce a far clonare la SIM di Giulia, avendo così accesso a tutte le sue conversazioni private, chat, messaggi vocali, telefonate, foto e video. Quando Giulia conosce Stefano, si accorge subito di quanto i due uomini fossero diversi. Così attento alle apparenze, freddo e anaffettivo il marito, così spontaneo e tenero Stefano. Giulia rivoluziona completamente la sua vita decidendo, in quel luminoso 2015, di mandare all'aria un matrimonio decennale con il buon partito per antonomasia e di riprendersi la vita. Peccato che il percorso verso la libertà sarà infinitamente arduo. Sulla sua strada, Cagnoni si mette decisamente di traverso. Quando Giulia palesa la sua intenzione di porre fine al matrimonio, Cagnoni si mostra anche comprensivo e dice che sì, se era sua intenzione, potevano avviare le pratiche,
Ma fino a che la separazione non fosse stata effettiva, la donna non doveva in alcun modo frequentare Stefano. Altrimenti, sai che faccio? Le dice minaccioso. Mostro i video che mandi a quell'uomo ai tuoi genitori e a tutta Ravenna. Tempo dopo ricontatta gli investigatori che aveva ingaggiato perché la pedinassero ancora, questa volta con uno scopo ben preciso, quello cioè di ingaggiare battaglia legale in tribunale in caso di divorzio. Mi ha detto che aveva interrotto i contatti, dice l'investigatore l'estate prima della scomparsa di Giulia. Se così non fosse, potrei metterci, come si dice in gergo, il carico da 11. Non che voglia infierire, commenta. Tanto si accontenta di 4 spiccioli. E lì Giulia capisce che la libertà doveva guadagnarsela con le unghie e con i denti. Cagnoni in realtà non ha alcuna intenzione di concedere il divorzio. Quella sua vita patinata era e doveva rimanere tale. Cercava solo di prendere tempo e a questo scopo le impone di assumere lo stesso avvocato divorzista, che ovviamente faceva quanto gli diceva il Cagnoni. Ma Giulia è irremovibile. Dopo qualche mese in cui le famose pratiche erano ferme al palo, Giulia si ribella e gli dice chiaramente che quella situazione doveva immediatamente chiudersi. Cagnoni quindi, in via preventiva, decide di fare un'azione che mostra la sua natura abietta e meschina. In vista di un vitalizio che avrebbe dovuto fornire alla moglie e ai figli minorenni, l'uomo inizia a cedere tutti i suoi beni sotto forma di donazioni al fratello, fino a quasi spogliarsi di ogni cosa. Si disfa di un immobile e di fondi del valore di più di 1 milione di euro ceduti, pensate, per sole 160.000 euro. Di fatto quei beni e quei soldi rimanevano in famiglia. Ma neanche questo spaventa Giulia, che ormai è più che mai decisa a chiudere quel matrimonio. Dagli sms che la donna manda a Stefano, ma anche alle amiche più intime, emerge però anche una certa preoccupazione di Giulia rispetto ai comportamenti del marito, che usando la separazione in maniera ricattatoria le impone di avere rapporti sessuali e di continuare a comportarsi come una moglie rispettabile. In alcuni sms la donna non sembra rendersi conto della pericolosità del marito. Egli in fondo è debole, scrive un'amica, e mi fa tenerezza. Il 19 agosto scrive a Stefano, spero non mi distrugga, volendo forse intendere che non la distrugga in tribunale. Fino ad arrivare al 13 settembre, il giorno in cui Giulia, secondo quanto dice in un sms a Stefano, stufa della situazione, sbatte un pugno sul tavolo e gli intima di lasciarla in pace. 3 giorni dopo la donna scompare. Con gli elementi a loro disposizione la polizia inizia subito le indagini, non escludendo però la pista della fuga volontaria. Nel frattempo, durante tutta la giornata del 18 e del 19 settembre, i familiari di Giulia, l'amica Betta e il compagno, sempre più angosciati, la cercavano ovunque. L'unico a non farsi vedere era proprio il dottor Cagnoni, che a quanto pare si era rifugiato a Firenze con i figli, nella villa dei genitori di Cagnoni. Ma c'è di più. È certo che domenica 19, mentre tutti cercavano Giulia disperatamente, l'uomo faceva visita a un avvocato penalista di Bologna, amico del padre, l'avvocato Trombini, principe del foro di Bologna. L'uomo dirà poi che gli aveva fatto visita per parlargli della possibile causa civile con la moglie. Peccato che Trombini fosse un penalista. Poi, sempre con la massima tranquillità, fa anche una capatina in aeroporto. Per fare cosa? Voleva forse partire? E perché? Giulia però non si trova e a quel punto Stefano Bezzi suggerisce di cercare nella villa di famiglia dei Cagnoni, in centro a Ravenna, in via Padre Genocchi. Una villa che Giulia odiava e che frequentava sempre malvolentieri, antica residenza della famiglia Cagnoni, disabitata da anni. Una villa solitaria ricoperta da fitte fronde che la rendevano inquietante con le vetrate colorate e un'architettura strana, particolare, che contribuiva a renderla oltremodo tetra. Giulia la chiamava la casa degli spiriti. Al suo interno il suo aspetto spettrale aumentava a dismisura, piena di cimeli, quadri antichi, ma anche qualche quadro di valore. La polizia, insieme ai vigili del fuoco, si portano intorno alla mezzanotte alla villa di via Padre Genocchi, pronti a entrare dentro. La scena viene captata da un vigilante in servizio nella zona per controllare case e ville che si avvalevano dei servizi di vigilanza. L'uomo vede un gran dispiegamento di forze fra polizia e vigili del fuoco proprio alla villa e immediatamente contatta al cellulare Matteo Cagnoni, che però non risponderà a quella chiamata.
Ci riprova col cellulare di Giulia, che risulta spento. E infine, non demordendo nell'intento di avvisare i clienti, chiama al fisso di Villa Cagnoni, a Firenze. Risponde Vanna Cagnoni, l'anziana madre del dermatologo, a cui il vigilante spiega che alla villa in città c'era la polizia e i vigili del fuoco. L'uomo però non saprà dare altre informazioni e chiude la chiamata. E qui avviene una cosa davvero strana. Matteo Cagnoni, appreso che alla villa i poliziotti stavano tentando di aprire la porta, fa qualcosa di strano. A mezzanotte e 11 minuti dopo la chiamata del vigilante, manda un SMS a una sua vecchia fiamma con cui aveva un appuntamento per il giorno dopo. È successo un grosso guaio, non possiamo vederci. No, un momento, il vigilante non ha potuto riferire quanto era accaduto. Ha parlato solo di poliziotti in villa. Di quale grosso guaio parla il dermatologo? Poi manda un WhatsApp alla sua assistente chiedendole di disdire tutti i suoi appuntamenti del giorno seguente perché era successa una tragedia. Eccolo di nuovo il riferimento a un evento che in teoria nessuno gli aveva riferito. È quello che avverrà dopo quella chiamata che mette i brividi. La polizia di Firenze, in concerto con il comando di Ravenna, va a cercare Cagnoni nella villa dei genitori, in via Bolognese, a Firenze. È mezzanotte e mezza circa. I poliziotti bussano in piena notte alla porta dell'imponente villa dopo aver visto Mario Cagnoni con la Mercedes classe A svoltare su via Bolognese Vecchia e parcheggiare l'auto su uno spazio sul retro della villa, con il Musi davanti pronto a partire. Ai poliziotti sembra strano che a quell'orario l'uomo si metta a fare tutte quelle manovre. Bussano quindi, apre la porta l'anziana madre di Cagnoni, ma il Cagnoni lì non c'è più. È fuggito. Sì, avete capito bene. Cagnoni fuggirà come un ladro dal retro della casa. Verrà prontamente ripreso dalle telecamere mentre vigliaccamente salta giù da una finestra. Ma perché fugge il dottore? Di cosa ha paura? Cosa teme? Che lo arrestino? E perché? In quella villa di via Bolognese però sta avendo luogo una scena surreale. La madre di Cagnoni con estrema tranquillità continua a dire «Ma mio figlio è qui!» Ma il dermatologo non si trovava. Poi intorno all'una arriva un messaggio che raggela i poliziotti. Un cadavere è stato ritrovato. Un messaggio asciutto, scarno, non si dice neanche dove sia stato trovato, non si dice neanche chi sia quel cadavere. Poi capiremo perché. I poliziotti ovviamente pensano subito che possa essere Giulia Ballestri. A quel punto però la fuga del dottore assume tutt'altro significato. I poliziotti però hanno un'intuizione, decidono di non comunicare nulla agli anziani coniugi Cagnoni. Nel frattempo si aggirano per casa, guardano in ogni stanza e in una di queste stanze trovano i tre figli di Cagnone e Giulia dormire beati. «Che ci fanno qua i bambini?» chiede a bruciapelo la vicequestore Maria Assunta Ghizzoni. La madre, in maniera del tutto inaspettata e lasciatemelo dire avventata, dirà che i bambini erano lì da loro perché la loro madre era stata uccisa nella villa di Ravenna 3 giorni prima da un albanese che Giulia evidentemente aveva sorpreso a rubare. La risposta raggela la vicequestore che proprio non riesce a credere alle proprie orecchie. «E come mai i giornali non ne hanno parlato?» le domanda cercando di stanarla. «Perché è successo da poco, appena 3 giorni fa». «Vedrà che ne parleranno», risponde Serafica la donna. A mio avviso la domanda giusta era «Ma voi sapevate che c'era il cadavere di vostra nuora nella vostra villa e non avete allertato le forze dell'ordine?» Mario Cagnoni, proprio mentre la donna in un goffo tentativo di depistaggio faceva quelle dichiarazioni assurde, le intima furioso di stare zitta. Ma ormai, come si suol dire, la frittata era fatta. La faccenda si era fatta maledettamente seria. Il dottore Fuggiasco andava trovato e alla svelta. Nel frattempo, dalla perquisizione effettuata alla villa di Firenze emergono degli elementi che alla luce dei fatti appaiono quantomeno sospetti. C'è una giacca nell'appendiabite al cui interno la polizia trova il passaporto del dottore e 1.530 euro in contanti. Sul suo letto, in bella vista, i passaporti dei figli. La finestra aperta in camera da letto non lasciava molti dubbi. L'uomo verrà intercettato durante la sua rocambolesca fuga intorno alle 3.40 a circa 3 km dalla villa. Il poliziotto che gli stava le calcagne gli intima di fermarsi, poi lo afferra per la camicia. Cagnoni riesce però a divincolarsi, salta un dirupo e si dà nuovamente alla fuga. Una scena da film in tutti i sensi. La vicequestore allora predispone un'operazione chiedendo ai suoi uomini di appostarsi nel parco.
Intorno alle 6 il dermatologo è sulla via di casa, convinto che il peggio fosse passato. Fulminio, un poliziotto viene fuori da un cespuglio, lo agguanta e lo arresta. Ma lasciamo per un attimo l'arresto di Cagnoni e torniamo alla villa di Via Genocchi, la casa degli spiriti, come la chiamava Giulia. Eravamo rimasti ai vigili del fuoco che tentavano di entrare alla villa. L'allarme era inserito, verrà quindi contattata la custode che aprirà la porta con le sue chiavi. Quando si inoltrano al suo interno, iniziano a fare un sopralluogo. Al pian terreno e al piano superiore non trovano nulla, però con la luce fioca delle torce osservano vaste tracce di sangue sul pavimento della sala, sulle scale, sulle pareti. Le tracce ematiche sembrano fermarsi al ballatoio del primo piano. Quelle tracce portano dritte in sala e poi lungo le scale che portano in cantina. Lì i poliziotti troveranno il corpo senza vita di una donna, in posizione supina. Il cadavere non verrà immediatamente identificato. Il corpo della donna è nudo, indossa solo il reggiseno che però è sollevato, scoprendo i seni. Si noterà che la schiena della donna era incollata al pavimento della cantina perché era finta su una trappola per topi. Il viso era completamente sfigurato, come se qualcuno con violenza inaudita si fosse particolarmente accanito su di esso. E tale è stata la violenza che la donna ha perso due incisivi, uno è sul pavimento, vicino alle scale, l'altro le è rimasto conficcato nella gola. Quel cadavere verrà identificato come quello di Giulia Ballestri. Il cranio di Giulia, inoltre, era spaccato. Sino omicidiaria, come è emerso dai rilievi, inizia dal ballatoio della casa dove la donna è probabilmente stata attinta dai primi colpi da un corpo contundente che poi si stabilirà fosse un grosso ramo di pino che verrà ritrovato nella monocamera al primo piano della villa. L'assassino, ritenendola morta o chissà per infliggerle altro male, l'ha trascinata per i piedi lungo la scalinata. La donna ha così ripetutamente battuto la fronte su ogni scalino. È stata poi trascinata in salone lungo il corridoio e poi giù per le scale che portano alla cantina. Lì verrà denudata. Nonostante i colpi sferrati, Giulia non morirà subito e tenterà di rialzarsi. Lo si evince dalle tracce di piedi nudi insanguinati sul pavimento. L'assassino però le sbatterà la testa su una parete che formava un angolo, lasciandola lì ad agonizzare. Sulle pareti il sangue è ovunque. Traccia silenziosa che racconta delle atrocità subite da Giulia. Il medico legale parlerà di ben 45 minuti di angherie, senza contare che la donna, prima di morire, ha agonizzato per almeno un'ora. Ma il sangue impresso su un vecchio frigorifero in cantina racconterà di chi, in quella cantina, si è portato via la vita di Giulia, 39 anni, donna che voleva essere libera e madre di 3 figli. Di quell'orrendo omicidio verrà accusato l'ex marito di Giulia, il dottor Matteo Cagnoni. Ma su che base? Nei giorni successivi al ritrovamento di Giulia, la scientifica ha raccolto moltissimi indizi e prove a carico dell'ex marito. Si sono anche ricostruiti i movimenti di Giulia la mattina di venerdì 16, dove si stabilirà con certezza che i due ex coniugi che vivevano insieme avevano accompagnato i figli per il primo giorno di scuola. Poi andranno a fare colazione insieme in un bar. La telecamera della pasticceria Le Plaisir li riprenderà mentre consumano qualcosa. Matteo, nei frame a disposizione, appare tranquillo. Giulia, in abbigliamento casual, non sembra preoccupata. Consumerà solo un caffè, come poi stabilito dall'indagine autoptica. Ma perché quella mattina Giulia era andata a prendere un caffè con Cagnoni? Molto probabilmente la donna voleva parlare dell'imminente divorzio. Cagnoni però, con il pretesto di farle visionare dei quadri di valore, l'attirò nella casa di via Padre Genocchi. Quando fu sola e in balia del marito, Giulia fu colpita violentemente dal famoso tronco di pino che quasi certamente era stato prelevato dalla legnaia di casa di Firenze, in quanto recava il DNA sia di Mario che di Matteo Cagnoni. I colpi furono innumerevoli, quasi tutti al viso, con il chiaro scopo di deturparlo, di cancellarlo e quindi con un significato ben preciso. Tu mi cancelli dalla tua vita e io cancello te e il tuo bel viso. Come ricostruito, l'azione iniziale fu nel ballatoio dove il sangue di Giulia è letteralmente schizzato ovunque, sulle pareti, sulla balaustra. L'ha poi trascinata fino in cantina nel tentativo di nascondere il cadavere, ma Giulia era ancora viva e con le poche forze tenterà di rialzarsi. Cagnoni a quel punto le ha dato il colpo di grazia fracassandole il capo su uno spigolo della parete. Poi la spoglia, porta via gli abiti che non verranno mai ritrovati e le lascia scoperto il seno come ultimo gesto di disprezzo.
Da quella casa, oltre ai vestiti, porterà via anche due cuscini intrisi di sangue che verranno ritrovati nella casa di Firenze, in via Bolognese, residenza dei genitori di Cagnoni. Anche su questi cuscini c'è un retroscena scioccante. La notte della perquisizione a Firenze, Cagnoni padre verrà beccato mentre tenta di disfarsi dei cuscini. Dirà in seguito che, essendo molto pregiati, voleva assicurarsi che non fossero toccati da mani estranee. Dopo l'omicidio inizia a pulire il sangue dal pavimento, ma l'impresa si rivela assai ardua. Tanta è stata la ferocia con cui l'uomo ha colpito la donna che gli schizzi di sangue erano praticamente ovunque. Togliere le tracce senza tralasciarne alcuna sembrava quasi impossibile, ragion per cui l'uomo decide di rinunciare a quel lavoro che si stava rivelando inutile e va via dalla villa. Cagnoni non è un criminale professionista. La sua indole violenta, se non in un paio di occasioni, non ha mai avuto prima d'allora un vero exploit e, nonostante un'attentissima pianificazione, commette degli errori fatali che, secondo i PM che indagano, lo inchioderebbero senza alcun dubbio. Un'impronta palmare di Cagnoni intrisa del sangue di Giulia, impressa su un vecchio frigorifero, e poi un'impronta di scarpa apparentemente da uomo, non particolarmente impressa, ma piuttosto aleatoria, ma comunque visibile. Anche questa intrisa del sangue della povera Giulia. Ma non solo, una telecamera a circuito chiuso posta sull'edificio del comando della Guardia di Finanza che si trova proprio in via Padre Genocchi, in orari compatibili con l'assassino di Giulia, riprende un'autovettura che per dimensioni e modello sembra proprio quella dell'esimio dottore, una Mercedes nera, classe A. La seconda auto usata dall'uomo. Le immagini non sono molto nitide, ma si riescono a intravedere due sagome che scendono dall'auto ed entrano nella villa. E il fatto davvero inquietante è che da quella villa uscirà solo una persona. Inutile dire che quella persona che si intravede all'uscita poteva essere solo Matteo Cagnoni, che tra l'altro sembrava avere un abbigliamento diverso rispetto al video al bar. Ma non è tutto. Si venne a sapere che 2 giorni prima dell'omicidio l'uomo aveva chiesto alla sua assistente di annullare tutti gli appuntamenti del venerdì 16. Inoltre, il giorno prima dell'omicidio, una Chrysler Voyager nera, la stessa in uso al noto dermatologo, avrebbe sostato davanti la villa per 7 minuti. In quei 7 minuti l'uomo avrebbe fatto un sopralluogo in vista dell'omicidio e soprattutto avrebbe portato alla villa il famoso tronco di pino prelevato dalla villa di Firenze. Come disse la PM Cristina Daniello in requisitoria, tutta l'indagine urla prove contro Cagnoni. È giallo anche sui vestiti di Giulia, che sono chiaramente visibili in quei fotogrammi preziosissimi al bar con l'ex marito. La donna indossava camicia azzurra, jeans skinny e sneakers bianche, tutti scomparsi e mai più ritrovati. Per certo si sa che subito dopo l'omicidio Cagnoni preleva i figli da scuola e si dirige a Firenze, nella villa di famiglia dove vivono gli anziani genitori. L'uomo con crudeltà inaudita impedisce ai figli di portare con loro i cellulari e quando i bambini chiederanno della madre farà credere loro che la donna li aveva abbandonati. Una volta giunto a Firenze, l'uomo inizia a svuotare il bagagliaio dell'auto. Anche in questo caso l'uomo viene ripreso da una telecamera di videosorveglianza della villa. L'uomo nel video appare frenetico, traffica per minuti nel vano portabagagli, va avanti e indietro trasportando delle cose e posizionandole dietro una siepe. Lo si vede poi portare tra 2 dita una giacca blu, forse la giacca che indossava quella mattina al bar. Quella giacca però non verrà mai ritrovata. E poi c'è un frammento di video davvero, davvero inquietante. In un frame si vede Cagnoni che molto freneticamente prende una cosa dalla macchina e si dirige lesto verso l'entrata di casa. Quello che reca in mano è un oggetto di colore bianco che sembrerebbe proprio la borsa bianca che Giulia indossava quella mattina. Vi faccio notare che Cagnoni non ha idea del fatto che i due siano stati ripresi nel bar. Quindi non sa che un confronto fra quanto indossava Giulia e quanto sembra portare l'uomo da un punto all'altro della villa potrebbe in qualche modo incastrarlo. Per quanto riguarda la gente più vicina a Cagnoni, in primis i genitori, nei giorni successivi all'arresto, da alcune intercettazioni telefoniche appare evidente come gli anziani genitori del medico credano che a uccidere la nuora sia stato il figlio. E incautamente si lasciano sfuggire frasi davvero scioccanti. Di assoluta e discutibile assoluzione del figlio, che sì, ha ucciso la moglie, ma solo perché in uno stato mentale assolutamente alterato, dovuto alla sofferenza che Giulia gli stava recando, cercando di rovinare la sua famiglia. Dice la madre del Cagnoni: c'è
Certo, l'ha fatta grossa, ma ha avuto un trauma talmente grande per la distruzione della sua famiglia che non ci ha visto più. L'hanno pagata tutti e due. Anche le donne, poi, quando hai un marito bravo e buono, andare a commettere determinati errori. Forse gli è girata la testa. Parole agghiaccianti, a mio avviso. Archivare un omicidio come quello con un semplice «l'ha fatta grossa» va al di là, secondo me, dell'amore che un genitore ha verso un figlio e che la dice lunga sui tanti aspetti della personalità del Cagnoni. Però, nonostante la mole di prove che lo inchioderebbero, l'uomo sentito dal GIP fin da subito si dichiarerà completamente estraneo ai fatti. Giulia non l'ha uccisa lui. Sono stati dei ladri albanesi che da qualche tempo giravano attorno alla villa, a sostegno di quanto detto dalla madre. Dopotutto è noto che i ladri agiscano in pieno giorno. Com'è noto che dopo un brutale omicidio, invece di scappare alla velocità della luce, si preoccupino di nascondere il cadavere, pulire il sangue e portare via i vestiti. Eppure, per quanto folli e senza senso siano queste dichiarazioni di Cagnoni e madre, su queste verteranno le successive tesi difensive. Qualche aggiustamento, si capisce. Ma cosa dice di preciso Cagnoni agli inquirenti di quanto avvenuto quella mattina? L'uomo racconta che dopo aver portato i figli a scuola, lui e Giulia si erano diretti a un bar per fare colazione. Dopodiché erano andati alla villa di Via Genocchi, dove l'uomo doveva farle vedere dei quadri che avrebbe voluto far valutare per conoscerne l'effettivo valore. Dopo questa piacevole mattinata passata a fotografare quadri antichi, l'uomo avrebbe lasciato la villa, ma Giulia, sostiene, era voluta rimanere un po' lì a gironzolare per il giardino. Poi, continua, sarebbe uscita dall'entrata posteriore. Ecco perché non era stata vista con lui all'uscita dalla villa. Poi dirà di averla incontrata intorno a mezzogiorno sotto casa, in via Giordano Bruno. In quell'occasione le avrebbe chiesto di accompagnare lui e i bambini a Firenze, ma lei avrebbe rifiutato. L'uomo sostiene poi di aver preso i bambini da scuola e di essersi diretto a Firenze per far trascorrere ai figli qualche giorno con i nonni. L'uomo, con freddezza spietata, dopo aver dato la sua versione dei fatti, chiede che gli vengano concessi gli arresti domiciliari, che gli verranno negati per l'elevato rischio di inquinamento delle prove. Ma non pensate sia finita qua? Ricordate la perquisizione la notte del ritrovamento in casa dei genitori di Cagnoni? In una tasca dei jeans di Matteo è stato trovato un frammento di ramo di pino imbrattato del sangue di Giulia. E c'era una torcia sporca di sangue nell'auto del dermatologo. Il sangue, ancora una volta, non mente. Ma sarà proprio quanto fatto dal medico a far stringere il cono dei sospetti proprio su Cagnoni. Ci sono quei due messaggi che l'uomo invia dopo aver saputo della presenza dei poliziotti in casa sua. L'uomo parla di grosso guaio e tragedia, ma come poteva saperlo se nessuno era a conoscenza di quanto era accaduto? Per gli inquirenti è chiaro. L'uomo, sapendo perfettamente cosa era successo, non fa caso al fatto che il vigilante non abbia riferito nulla di che. Ma lui, avendo contezza dei fatti, sa già che quello che stava accadendo in villa era in effetti un grosso guaio. La notizia inoltre verrà diffusa molto tempo dopo quella chiamata. Persino l'identificazione del cadavere richiederà ulteriore tempo, per le condizioni disastrose in cui si trovava il viso di Giulia, per il fatto che non avesse vestiti, né borsa, né documenti. Questo per gli inquirenti è un vero e proprio j'accuse involontario dell'esimio medico. Ma come vedremo, gli elementi a carico dell'uomo non sono pochi. Nel maggio del 2017 l'uomo verrà formalmente rinviato a giudizio dalla procura di Ravenna. Le ipotesi di reato formulate dalla procura sono omicidio pluriaggravato da premeditazione, crudeltà e dall'aver agito nei confronti del coniuge. Nel giugno dell'anno successivo si apre il processo di primo grado. L'accusa durante le varie udienze porta avanti la tesi che l'uomo abbia organizzato l'omicidio della moglie perché convinto che quella separazione lo avrebbe disonorato agli occhi della società civile borghese a cui apparteneva. Ma c'è di più, anche il fatto che la donna avesse deciso di mettersi con qualcuno di un ceto sociale più basso, secondo i rigidi standard del medico, era per Cagnoni motivo di disonore, discredito e vergogna massima. Dirà la PM: aveva deciso di uccidere sua moglie e stabilì che doveva soffrire, che doveva scontare perdendo la propria identità, quel volto che tutti ricordavano di aver visto insieme a lui e che, avendo disonorato lui, nessun altro doveva più guardare. Vengono fuori anche due episodi di pregressa violenza dal Cagnoni, una nei confronti di un vigile urbano che gli aveva fatto una multa e un'altra, molto più pregnante per capire il contesto, quella Stefano Bezzi,
nuovo compagno della moglie, che lo denunciò per aggressione fisica e verbale. Non un uomo notoriamente violento, ma sicuramente incline all'astio e alla vendetta. Un delitto, secondo l'accusa, che evidenzia la malvagità di una persona manipolatrice terrorizzata dal fatto che la moglie potesse autodeterminarsi senza di lui. In quella casa, Cagnoni si arroga il diritto di vita e di morte, in quanto pater familias, su moglie e figli, da lui considerati per diritto una proprietà di cui disporre a suo piacimento. Le prove e gli indizi che portano in maniera incontrovertibile verso il dermatologo Ravennate sono di un numero spropositato. Di alcuni indizi abbiamo già parlato, ma ce ne sono altri che sembrano non lasciare spazio ai dubbi, qualora ve ne fossero. C'è la chiamata della suocera a Cagnoni la domenica mattina, quando ancora Giulia non era stata trovata. L'uomo le dice di essere arrivato a Firenze il giorno prima, ma non è così. È certo che l'uomo partirà per la Toscana il venerdì pomeriggio. Perché mente su questo punto? E perché non riferisce di essersi visto con Giulia quella mattina? La porta della villa viene trovata chiusa a chiave e con l'allarme inserito. Chi, se non chi conosce il codice, può aver inserito l'allarme? Se, come dice la difesa, sono stati i ladri albanesi, sono riusciti dalla finestra? Non sembra logico, anche perché non vi sono tracce di sangue che vanno dal ballatoio verso il tetto della villa. Da dove sarebbero dovuti uscire i fantomatici albanesi? Anche il famoso pretesto dei quadri viene a decadere dal momento che le foto ai quadri di cui voleva far stimare il valore erano state già fatte dallo stesso Cagnoni e inviate all'esperto d'arte. L'uomo, dopo l'omicidio, tornerà a casa per farsi una doccia e fare le valigie per sé e i bambini. Lascerà detto alla Colf che ogni comunicazione avrebbe dovuto farla a lui, non alla moglie. Proprio lui che della Colf non aveva neanche il numero di cellulare. Per l'accusa, avendo posto in essere l'omicidio, sapeva che Giulia non avrebbe potuto rispondere alla donna. All'accusa risponde la difesa, che si gioca la carta del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Cioè, se vi è anche la minima possibilità che non sia stato Cagnoni, l'uomo andrebbe assolto. Secondo la tesi della difesa, Giulia, dopo essersi vista con il marito sotto casa in via Giordano, tornerà alla villa dopo circa 3 ore, forse perché si era resa conto di aver dimenticato il cellulare all'interno. Torna quindi in via Genocchi per riprenderlo e a quel punto viene raggiunta alle spalle da 2 individui che nel frattempo si erano intrufolati da quella porta che forse Giulia, nella fretta di recuperare il cellulare, aveva lasciato aperta, o che erano già lì, entrati dal sottotetto della casa che ha delle finestre piuttosto accessibili. A quel punto Giulia avrebbe reagito e i due le si sarebbero avventati contro, riducendo il suo viso a una poltiglia irriconoscibile. Perché si sa, i ladri sono spesso anche feroci assassini, specie se albanesi, come la difesa senza una prova ipotizzerebbe. Da cosa evincono questo dato gli avvocati di Cagnoni? Dal contenuto gastrico di Giulia. Giulia, secondo i periti della difesa, in quelle 3 ore avrebbe mangiato. Quindi Giulia non può essere morta quella mattina, come sostiene l'accusa, ma nel primo pomeriggio. Un dato oggettivo, secondo la difesa. Un dato smentito dall'autopsia che dice che nello stomaco di Giulia vi era solo un caffè, che poi era quello che aveva consumato al bar. Ma anche dal fatto che, da quella mattina in poi, Giulia non era mai stata più vista da nessuno. Nessuna spiegazione invece su quell'impronta palmare intrisa del sangue di Giulia, né sull'assenza di sangue sul tetto e sulla porta chiusa con l'allarme inserito. Anche sulla presenza di quel ramo di pino, secondo l'accusa portata in villa da Cagnoni il giorno prima, la difesa ha una sua tesi precisa. Niente escluderebbe che quel ramo di pino, dice la difesa, ce l'abbia portato proprio Giulia. Non spiegando però in alcun modo a cosa le sarebbe dovuto servire. Si parlerà di presenza di topi in villa. Forse Giulia l'ha portato per difendersi dai topi, o addirittura per difendersi da Matteo. Lasciatemi dire che trovo l'ipotesi del legno di pino portato da Giulia assolutamente priva di logica. Giulia odiava quella casa, la chiamava la casa degli spiriti, le faceva orrore. Dubito che le importasse se ci fossero topi o mostri alieni da tramortire con un legno di pino. Come dubito che avesse sentore che il marito l'avrebbe uccisa proprio lì. Forse si aspettava che l'uomo potesse fare del male, ma non in quel modo e non lì, altrimenti mai ci sarebbe andata. Cagnoni, durante tutto il processo di primo grado, avrà una condotta che definire indecente è poco. Durante le requisitorie dei PM, l'uomo cercherà di disturbare con commenti inopportuni e ingiuriosi reiterati nei confronti del PM e dei testimoni alla sbarra.
tara della vacca alla sua ex suocera, che a detta sua l'avrebbe minacciato. E in generale l'uomo si mostrerà lontanissimo da quell'area impassibile, seria e contegnosa che aveva sempre dato di sé. Un uomo guasto, così lo definiranno i familiari di Giulia. Verrà più volte allontanato dall'aula per comportamento irrispettoso e non consono a un'aula di tribunale. L'uomo verrà ritenuto colpevole di omicidio premeditato con l'aggravante della crudeltà e occultamento di cadavere, condannato alla pena dell'ergastolo, sentenza definitiva nell'aprile del 2021. In appello la difesa cambierà strategia, ammetterà la responsabilità del Cagnoni, ma dirà che aveva agito in uno stato di alterazione psichica tale da renderlo incapace di intendere di volere. Verrà richiesta una perizia psichiatrica che verrà rifiutata dalla corte. L'uomo è rinchiuso nel carcere di Sollicciano, dirà di non ricordare nulla di quanto ha fatto. Rivolgo un pensiero ai bambini di Giulia, vittime di tutta la cattiveria di cui l'essere umano può essere capace. Ed è ancora più doloroso sapere che a farlo è stato il loro padre. Spero che abbiano una vita serena, nonostante tutto. E si conclude così il mio video. Conoscevate questo caso? Che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Lasciatemi un like di supporto e iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E a presto con una nuova storia crime. Ciao!